questi ragazzi sono Cilibra, che sono qui oggi tornato a portarvi un video un po' particolare. Non è il solito video di gaming, infatti ho deciso di prendermi una pausa, lo avrete visto sicuramente, è da tipo dicembre che non porto più con regolarità video. Ho fatto tipo, mi pare, l'ultimo video forse a metà febbraio, ma non era nulla di particolare. Volevo innanzitutto, nella breve intro, raccontarvi il perché non ho più fatto video. Semplicemente perché voglio essere chiaro, voglio essere trasparente. Non ho fatto più video perché, uno, non avevo voglia, due, non sapevo cosa portare, tre, non mi rendeva più. That's all guys, that's all. Purtroppo alla mia età, perché per chi non lo sapesse, io sono del 98, quindi ho quasi 22 anni, li farò ad ottobre, non posso più ragionare solo al YouTube è una passione. Purtroppo o per fortuna devo pensare anche alla remunerazione personale, perché io sì, ho già un lavoro, perché per chi non lo sapesse lavoro in una società che fornisce consulenza alle aziende, ma devo anche pensare al mio rendiconto personale. Faccio questo video qua per rendere un po' consci tutte le persone che vogliono magari intraprendere la strada di YouTube e raccontar loro il dietro le quinte di YouTube. Per prima cosa vi voglio far vedere le mie entrate totali che è la nota dolente del canale, ovvero 814,50 euro. Ma perché è una nota dolente? Per molti ragazzini potrebbe essere anche un importo abbastanza elevato, lo era anche per me quando ero più giovane, ma purtroppo parlare di 800 euro in 5 anni... No, not così stonks. Ma soprattutto, secondo me, la nota grave di questi 800 euro è la suddivisione, perché per chi non lo sapesse non sono tutte entrate derivanti da pubblicità, bensì, come vi farò vedere adesso nel grafico, sono 417,51 euro dalle pubblicità e 391,68 euro dalle transazioni, che possono essere super chat o abbonamenti. E secondo me è una cosa che rende ancora più grave il fatto che ci sia un CPM così basso sui videogiochi su YouTube. Per chi non lo sapesse, CPM sarebbe il costo per 1000 visualizzazioni, quindi le entrate che noi riceviamo youtuber su 1000 visualizzazioni monetizzate. E attenzione, è molto diverso da visualizzazione monetizzata a visualizzazione normale. All'incirca, per quanto mi riguarda, una visualizzazione monetizzata su 5/6 totali, quindi se ho 1 milione di visualizzazioni ho circa 200.000 visualizzazioni monetizzate, il che è bassissimo. Ma la nota ancora più grave è il fatto che in questi 5 anni io penso di aver reso anche abbastanza, perché ho fatto all'incirca 400 video, che sono tantissimi, tantissimi, ho impiegato veramente tanto tempo, e ho realizzato un totale di 1,2 milioni di visualizzazioni su YouTube. Per farvi capire, Milano e i dintorni ha 1,3 milioni di abitanti. Quindi immaginate tutte quelle persone lì che sono in Piazza Duomo, che vabbè, ovviamente non riuscirebbero a starci solo in Piazza Duomo, ma tutte quelle persone lì che guardano un cazzo di cartellone pubblicitario dove c'è cibo. E indovinate un po', per quelli 1,2 milioni di visualizzazioni ho guadagnato solo, che poi ho ricevuto 814,50 euro. E voi che vi rendete conto del fatto che è bassissimo, cioè clamorosamente basso, cioè non può esistere una roba del genere, non deve e non può esistere. Perché se voi fate, io vi faccio un piccolo ragionamento, immaginate che per quelle 419 video, 419, io abbia impiegato circa 2 ore e mezza, che è più o meno tra idea, registrazione, montaggio video e pubblicazione, mi sembra minimo, più o meno. Immaginate che io faccia il rapporto tra entrate e ore impiegate. Io l'ho fatto. Viene circa, perché io ho rotonato per eccesso pure, viene 40 centesimi all'ora. Belli sti pomodori da raccogliere. Golden stonks. A questo punto voi direte, beh, ma almeno sti 414,50 euro te li siete intascati tutti. No. Perché? Ve lo spiego brevemente, perché per fare lo youtuber ci vogliono le attrezzature. E indovinate, le attrezzature costano. Indovinate quanto ho speso circa
in 4/5 di YouTube. Ho fatto il calcolo più o meno tra luci, connessione a internet, computer, avevo la PlayStation, tastiera, mouse, tutto. Ho speso microfoni, tutto, ho speso circa 2500 euro. E se voi fate 2500, che sono le spese, meno 820, che sono le entrate, indovinate un po', vi verrà un negativo di 1686 euro. Olè, quindi non solo io non ho guadagnato, bensì ho perso. Impiegandoci circa 1050 ore, ho perso 1686 euro. È così che si investe su YouTube. E la cosa che mi fa arrabbiare ancora di più è il fatto che il CPM sui videogame è così basso, ma in altre categorie è nettamente più alto. Cioè, per farvi capire, se voi fate un video di dove parlate di economia, finanza, ad esempio 1000 visualizzazioni normali, dico 1000 visualizzazioni normali, vi rendono all'incirca 4/5 euro. 1000 visualizzazioni. Su modello gaming, 1000 visualizzazioni normali vi rendono all'incirca 40 centesimi. Quindi immaginate che io quel 1,2 milioni di le avessi fatte di visualizzazioni su video di finanza, non solo ci avrei guadagnato un botto, perché dovreste fare 1,2 diviso 1000. Anzi, lo facciamo così, vediamo. Voi dovete fare 1.200.000 diviso 1000 uguale per, mettiamo 3,50 euro, stiamo bassi, 3,5. Avrei fatto 4.200 euro. E invece noi l'abbiamo fatta nel mondo del gaming, quindi dovremmo fare 1.200.000 diviso 1000 uguale per 0,4, 480, che è all'incirca quello che ho guadagnato con le pubblicità. A me viene un po' di meno, quindi viene 417,51. Per fortuna che mi hanno messo a fare le streaming e quindi c'erano gli abbonamenti e roba del genere, se no immaginate che fine avrei. Quindi il resoconto del video è: per quanto mi riguarda, se vuoi entrare nel mondo del gaming come youtuber, beh, meglio non farlo.